Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao mia family. Che strano filmare in piedi quando non faccio un vlog. Filmare in piedi è la cosa più strana del mondo. Allora, oggi mi vedete tutta in pigiamata e sto per filmare finalmente il video in cui facciamo il cambio degli armadi. Ragazze, perché questo... questa cabina armadio è letteralmente un casino. Notare che io ho ancora tutti i maglioni, i cappotti fuori, roba invernale, quando in realtà dovrei già avere la roba estiva, visto che, cioè, fa già caldissimo. E quindi penso di essere... Ogni volta che faccio il cambio degli armadi sento tutti dire: io ho già fatto il cambio degli armadi, io anche. E io tipo no, cioè io sono sempre l'ultima a fare il cambio degli armadi. Fatemi sapere come siete messi voi. Spero almeno che ce ne sia una o uno di voi che ancora deve farlo, che almeno lo fa con me, cioè vi prego, perché davvero credo di essere l'unica. E sarà un bel po' di lavoro. Vi dico solo che Tomas è di là che si sta guardando un film di Bud Spencer, Terence Hill, e io sono qua in questo casino, perché questa cabina armadio è letteralmente imbarazzante per il casino che io ho. Cioè, vi faccio notare qui, vabbè, ho messo la luce soltanto per il video di oggi, ma questo è un po' la situation disastrosa in cui io mi trovo. E ovviamente ho tutto roba invernale ancora fuori. Un paio di giacche estive le abbiamo, sono qua. Le borse prendono un sacco di spazio. Devo dire la verità, non so se sono pronta ancora a sacrificare lo spazio delle mie borse. Piuttosto, come vedete, ho tutti i maglioni raggruppati, incasinatissimi, piuttosto che sacrificare lo spazio delle mie borse. Lo so, non sono normale. Forse lo dovremmo sacrificare oggi, ma spero di no, spero di no. Comunque sì, sono stranissima perché oggi ho fatto solo base e sopracciglia, e poi non ho avuto il tempo di finire il trucco. E mi sono detta: perché truccarmi per questo video, che tanto siete abituati a vedermi in pigiamata con pantofole assurde? Tanto più che devo fare questo mega lavoro nell'armadio, non avrebbe veramente senso, secondo me, truccarsi solo per questo. Quindi tanto vale. Keeping it real, sono a fuoco, non si sa. Sapete che nei miei video è sempre un po' così, non si sa mai se sono la qualità come sarà, è sempre un'incognita. Comunque io direi di non perderci troppo. In realtà non voglio farlo questo cambio dell'armadio, perché sarà un casino e non so nemmeno se ho lo spazio dove metter via tutti questi cappotti e tutte queste... No, io ho... cioè, vi giuro, l'ho appena notato in questo momento. Mi scusi? Che cosa ci fa lei là? Tra l'altro notare che questo sotto è il vestito del mio matrimonio. Mi scusi? Signor Garurever? Signor Garurever? Cioè, lui se ne stava là sulla mia gonna in tulle qua a farsi il bidet. Signor Gattolemer, mi scusi? Non gliene frega niente proprio, tranquillissimo. Gatto Denver, copriti le tue nudità, cerca di... Gatto Denver... Gatto Denver non ci degna di parola oggi. Gatto Denver... Ah sì, ciao, 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 ciao. Lo sciopero del silenzio, anzi lo sciopero della parola, è già finito, come ben potete vedere. Ha durato 5 secondi. Scusi, signor Gatto Denver, ho scompigliato il pelo. Mi scusi, signor Gatto Denver. Patatino. Mio gattino tutto bianco. Un poco arancione. Sì, un poco arancione, ma tutto bianco. Ok, Gatto Denver, iniziamo. Tu come al solito stai qui, mi aiuti. Non so bene che mood avrà questo video, non so bene che cosa succederà. Lo vedremo insieme, visto che non ho mai fatto un video sul cambio dell'armadio, non ho mai utilizzato la mia videocamera dei vlog per fare un video del genere, ma vedremo che cosa ne esce. Comunque oggi, by the way, secondo giorno di cheratina, non l'ho ancora lavata, la sciacquerò, credo domani è il terzo giorno che la devo tenere, quindi dopodomani la sciacquerò per voi domani. E comunque sono molto molto contenta del risultato, devo essere sincera, li sento molto molto morbidi, ma questo è un altro video. Iniziamo. Già che siamo qui vi faccio vedere questo nuovo portaocchiali che ho comprato su... dove l'ho preso? Su eBay mi sa, o su Muji, non mi ricordo. Comunque molto molto carino, per appunto gli occhiali da sole, ma ne ho presi altri due, però devo ancora riempirli, non ho tantissimi occhiali da sole, mi sono resa conto. Comunque io inizierei con questa zona qui, che è la più incasinata. Notare, dobbiamo spostare, non so come, ma io ho fatto stare in quei cassetti e qua tutte le mie cose estive praticamente, quindi non sarà facile, perché vi faccio vedere la situazione in cui ci troviamo, ok? Non riesco nemmeno ad aprirli e dovrò stirare un sacco di roba. In realtà è tutto tutto pulito,
Però appunto sarà da stirare e questa è la situation di ogni singolo. Sì, non riesco neanche ad aprirle, di ogni singolo cassetto. Quindi sì, direi che siamo in alto mare. Inizierò svuotando tutti questi cassetti, credo, e andrò a mettere tutto là. Dopodiché riempiremo i cassetti con i maglioni e dopodiché appunto ordineremo la roba estiva nelle varie mensole. Molti vestiti li darò via, tutta roba che magari non metto più o che comunque ho preso e mi sono pentita, tipo questo maglioncino fucsia che non ho mai indossato nella mia vita, anche perché il fucsia bianca come sono mi sta malissimo, quindi praticamente li metteremo da parte e li daremo a qualcuno che ne ha più bisogno. Primo cassetto riempito. Non ci stanno tantissimi maglioni, ho notato, in questi cassetti, quindi ho sinceramente grossi dubbi che riuscirò a far stare tutto. Vedremo, comunque avrò anche quelli disponibili e in caso dovrò inventarmi qualche altra cosa, tipo spostare le borse, ma sto continuando a sperare di non avere bisogno. Vedremo. Secondo cassetto riempito e mi sono appena resa conto che il maglione Givenchy nuovo, perché è di questa collezione primaverile in realtà, è in cotone ma è bello pesante, e si è praticamente tutto macchiato, cioè ha perso del colore evidentemente quando l'ho lavato e non so se si riesce a vedere in videocamera, ma ha queste tipo striature scure sulla scritta chiara che mi fa incavolare non poco, mannaggia, chissà se riesco a risolverla questa cosa. Datemi consigli, secondo voi se la porto a fare un lavaggio professionale se ne vanno queste, tipo, non sono proprio delle macchie, sono tipo delle striature, chi lo sa. Comunque forse questo è il caso che io la lasci fuori, perché essendo cotone potrei metterla in estate in qualche serata più fresca in realtà. Quindi la lasceremo qua. E beh, la prima mensola di maglioni l'abbiamo quasi svuotata, ne abbiamo altra. Non tantissime in realtà, lì ne ho altri, ma sì, il problema più grosso secondo me saranno le giacche che dovrò, secondo me, perché sono lì, qua e qua, e secondo me dovrò lasciarle, non avrò modo di spostarle. Vedremo. Nel frattempo queste sono le cose che ho raccolto nel decluttering, le cose che non resteranno nell'armadio e devo metterle tutte attorno, praticamente a gatto Denver, tipo ciambella. Adoro questo carino nudo bianco e non mi lascia spazio qua questo carino nudo bianco. Direi che siamo a buon punto, perché questo è il terzo cassetto che abbiamo riempito e abbiamo praticamente svuotato la mensola in basso. Ci sono ancora due felpe che lascerò però anche per la stagione estiva, perché possono sempre servire. Il problema, la catastrofe in realtà è questa. Ebbene sì, queste sono tutte le cose estive che io ho tirato fuori da questi tre cassetti, ed è già il monte Everest e non so dove mettere il resto, che adesso sta in quei tre cassetti, quindi penso che sommergerò anche gatto Denver. Oddio, non mi rendo mai conto di quanta roba ho fino a quando non la tiro tutta fuori o trasloco. Fatto divertente, ho appena trovato questo maglioncino di Ralph Lauren e ho visto che adesso è tornato di moda questo maglioncino, ragazzi. Ma dovete sapere che io ce l'ho tipo da 14 anni. Cioè, non ci posso credere, ce l'ho da 14 anni e mi ricordo esattamente quando lo cercavo. Mi ricordo che volevo la versione invernale, ma ovviamente eravamo in primavera, e poi ho trovato invece la versione estiva, perché questa ha le maniche a tre quarti. E mamma mia, non ci posso credere che sia passato così tanto tempo, ma soprattutto che adesso sia tornata identica. Quindi magari la terrò fuori e la metterò, perché è leggera. Non ci posso credere che sia passato così tanto. Ultimo cassetto, qui ho sandali e varie dust bag di scarpe varie, quindi dovrò anche dare una passata con lo spray igienizzante prima di metterci i vestiti, ma ho anche qualche maglia. Altra dust bag, un body imbarazzante che daremo via, direi decisamente. Gatto Denver ormai coperto da una montagna di vestiti. Non mi aspettavo un decluttering così sostanzioso. Ve le ricordate queste? Sicuramente se mi seguite dai tempi di Amsterdam ve le ricordate, ce l'ho così, è rosa. Chissà dove è finita quella rosa. Ok, dai, siamo a buon punto. Non proprio. Facciamo finta di essere a buon punto.
Questa maglia, mamma mia, era da un po' che non la vedevo, ci sono super super affezionata perché è stato un regalo di una mia amica e secondo me è molto me questo disegno così con questa ragazza col fiocchetto davanti alla sua specchiera, sembra proprio la mia e sì, ci sono molto molto affezionata, ci sono molto affezionata, è bellissima e poi è rosa, quindi questa assolutamente si tiene. Io praticamente ho riempito tutti quanti i cassetti, questi, e sono pieni di roba invernale. Il problema è che praticamente non ho svuotato niente, cioè ho svuotato due scansie lì, devo ancora spostare i capelli che non so dove metterli, qui è rimasto un maglione, questa è tutta roba estiva, quella è tutta la roba estiva, il gatto Denver ormai non si vede più, è sepolto da una montagna di vestiti. Ci sei? Ok, ci sei? E ah sì, e devo ancora mettere via tutta quella roba là, quindi sto cominciando ad essere un po' un problema, sto cominciando a pensare di dover per forza spostare le borse, anche perché è assurdo che io non abbia spazio per i vestiti ma che le borse abbiano tutto lo spazio del mondo, notare, quindi mi sa che dovrò escogitare un altro piano purtroppo ragazzi, quindi sa che sacrificheremo questo spazio. Sa che è arrivato il momento che questo armadio è troppo piccolo per me, nonostante sia una stanza da letto intera. E, perché sto pensando magari di portare la roba su in soffitta, però non lo so, lasciare la roba in soffitta non è che sia umido, anzi, però boh, non lo so, mi secca un po', mi piacerebbe tenere la roba qua e letteralmente non c'è altro spazio dove metterla, quindi purtroppo questo momento doveva arrivare, speravo non arrivasse, è arrivato. Ho svuotato quella mensola lì, adesso svuoterò anche quella mensola lì per far spazio ad altra roba invernale. Sto trasferendo tutte le varie pellicce, sono tutte finte, là sotto, così da mettere la roba estiva, varie vestitini appunto qua. Ed ho liberato un sacco di spazio grazie al fatto che ho tolto di mezzo tutte queste scatole. Sono tutte scatole vuote, io salvo sempre le scatole delle cose che compro e queste invece andranno sicuramente in soffitta, ripeto, sono vuote, quindi stanno, cioè fanno casino e basta, qui non mi servono, anche perché ne ho un sacco di altre purtroppo, anche quelle molto probabilmente dovrò portarle in soffitta. La soffitta è praticamente fatta di mobili che non usiamo e scatole dei miei acquisti. Quindi niente, di roba invernale non è rimasta tantissima per fortuna, quindi forse riesco a mantenere lo spazio delle borse almeno per questa stagione, ma ho ancora, vedete, quei cappotti là e quella sezione ad angolo di cui non so che fare, ma vediamo. Nel frattempo queste sono le cose che ho eliminato, queste sono tutte le cose che darò via, le do sempre alla Caritas ogni cambio armadio e sono sicuramente cose che riconoscete dai miei video, perché tutte praticamente, a parte un paio di cose che non ho sinceramente mai messo, tipo questo maglioncino, indovinate, l'ho preso su ASOS, not sponsored comunque, e il resto sono tutte robe che ho indossato, che indossavo nei video anni fa, sia questa riconoscete dai primi, no ragazzi, vi giuro no, aspettate un attimo, io con questa canotta ho filmato il mio primo video di sempre su YouTube, ragazzi, e l'avevo presa perché l'aveva presa un'altra youtuber, lei è statunitense, Elle, All That Glitters 21, che non ha più fatto video per secoli, adesso ha ricominciato, io l'avevo vista da lei e mi ero innamorata e l'ho comprata anch'io appunto da Forever 21, e se avete visto il mio primo video, mi sa che i primi due video li ho filmati uno dietro l'altro ed avevo proprio questo top senza maniche, questa camicetta, mamma mia che flash mi è venuto, che ricordi. Questo è il classico esempio di quello che compri su un sito pensando che sia strafigo, poi ti arriva ed è una roba per carnevale, cioè io non so se rendo l'idea, ma uno, questa pellicetta verde che in videocamera sembra quasi figa, in realtà ragazzi è un cappotto che io potrei usare solo per carnevale, lo vedete quanto è lucido? Cioè dove vado con una roba del genere? Non ho il coraggio di metterlo e l'ho comprato su ASOS e l'ho pagato anche tanto purtroppo e non lo metterò mai. Credo, no, non ha più l'etichetta, strano, perché non l'ho mai messo, credo di averlo provato una volta e non l'ho mai messo. E adesso, vedete quanto è lucido, è terribile, e adesso lo darò via, ahimè, e la pila di roba
che se ne va, è ormai talmente grande che in tre file piccoline è diventata un unico blob di roba. Ho appena ritrovato questa, è la vestaglia con la scritta bride, che significa sposa, tutto il merletto sotto, e questa è la vestaglia che indossavo, si vede anche qui, oh, non riesco, aspettate, se riesco a farvela vedere, c'è scritto anche qui davanti bride, questa è la vestaglia che avevo comprato per, ovviamente, per la prima notte di nozze, e l'ho indossata appunto soltanto quella notte, e assieme all'abito da sposa questa è speciale, l'ho messa solo quella notte là. Peccato, perché avrei potuto portarla alle Maldive, almeno questo, visto che non sono riuscita a portare il vestito, però questa è speciale, specialissima, non so bene dove metterla, ma intanto lì ho organizzato giacche jeans, giacche in pelle, comunque estive, che continuerò a mettere. Sto svuotando i cappotti, li sto mettendo là. Ho messo qui invece trench e roba che comunque posso indossare anche in questa stagione. Amo il mio Burberry, però devo portarlo a lavare perché mi sono macchiata esattamente qua. E era pulito, però purtroppo mi è caduto, non mi ricordo cosa, e adesso ci sono queste macchie, devo portarlo assolutamente in lavanderia. E sì, però mi sono emozionata quando mi è capitata questa tra le mani. Questo è uno dei miei cappotti preferiti. Guardate che bello che è. È molto pesante, è super super bello. Anche questo è Burberry, però ovviamente l'altro è un trench più estivo. Questo è un cappotto invernale e lo adoro. È davvero bellissimo perché si stringe in vite e poi ha questa specie di mini gonnellina, è stupendo. Poi altro cappotto che avete visto tantissimo in questa stagione passata è questo cappotto in cammello di Max Mara. In realtà io l'ho preso all'outlet di Fusione Tessile, l'ho pagato tipo il 60% in meno, e l'anno prima si trovava appunto da Max Mara, ed è morbidissimo e caldissimo. Questo è forse il cappotto più caldo che ho. Mi dispiace un po', avrò un po' di nostalgia a non rivedere tutti questi cappotti fino al prossimo anno. Devo dire la verità, forse sono un po' atipica. Tutti amano l'estate, no, ma anch'io amo l'estate, però non lo so, mi piace a volte avere il cappotto e così, boh, non lo so. Forse è tardi, quindi sono io che sclero a quest'ora. Comunque, siamo ancora in alto mare, ragazzi, ma vedo la luce da lontano, da molto lontano, ma la vedo, sarà la ring light. Ho ritrovato questo vestito, sì, è un po' stropicciato come un sacco di roba, dovrò ristirare tutto, però sono super affezionata a questo vestito perché l'ho comprato in Grecia quando siamo andati nel 2016 in vacanza con Tomas. E mi ricordo quell'estate, perché parlavamo di matrimonio eccetera, che era un'idea ancora lontana all'epoca, però mi ricordo che è stata forse la vacanza più bella che abbiamo mai fatto. Non era un viaggio di lavoro per me, quindi non era una cosa sponsorizzata, ero liberissima e quindi era proprio relax totale, praticamente quasi più del viaggio di nozze. Notare quanto sono lucida, ragazzi, ma fa un caldo allucinante, però finalmente l'aria condizionata funziona, ma io comunque divento lucida come una palla da discoteca. Però sì, sono super super affezionata a questo vestito, e poi è stile greco, è bellissimo, non vedo l'ora di rimetterlo. E ne ho anche uno bianco che però ho dovuto piegare perché ha soltanto una spallina, quindi non ci stava. Però sì, che bello, mamma mia, vorrei tanto tornarci in Grecia. Notare tra l'altro Gatto Denver che dal Monte Everest è passato di nuovo alla posizione sul mio abito da sposa. Signor Gatto Denver, sta comodo? Sta comodo, signor Garou Reimer? Signor Garou Reimer, mi scusi se si sto facendo la doccia, ma volevo solo salutarla, ok? Ciao ciao. Ciao ciao. Altra cosa che ho ritrovato, guardatelo, il mio senza maniche rosso, anche questo da stirare. Oddio, che ricordi, vi ricordate quanti video io ho filmato in questo e quante domande ho ricevuto su questo senza maniche rosso? E non riesco a darlo via, è troppo bello, cioè lo adoro e ce l'avrò, io penso tipo da 10 anni, tipo, e cioè lo amo, è bellissimo. Il marchio è Rinascimento, che tra l'altro era un marchio che compravo spesso prima di andare a vivere ad Amsterdam. In quel periodo, appena prima di trasferirmi, era un marchio che sì, compravo spesso, adesso non lo trovo più, almeno non lo vedo più in giro, però aveva cose carinissime. E comunque, noi siamo arrivati a questo punto, vi faccio vedere, perché ho fatto parecchi... Allora, la nostra torre di vestiti che andranno in beneficenza è ormai infinita, devo dire, davvero gigantesca.
E poi là sopra, infatti, immaginavo che sarebbe successo comunque. Qui ho messo tutti i cappotti invernali, non so come sono riuscita a farli stare, cappelli e altre cose invernali. E poi il resto delle cose invernali sono lì, giacche un po' più corte, qui già lo sapete pieno di maglioni. E qua invece sto mettendo vestitini e maglie corte, qui sto mettendo vestiti più lunghi. E poi, beh, qui ci sono i jeans che vanno bene in ogni stagione, sempre gatto Denver, fa parte dell'arredamento, ciao patatino. E poi pantaloni, anche pantaloncini corti, gonne, vestiti. E questo è quanto per il momento. Sono molto contenta perché sta procedendo bene, secondo me. Procede bene. Volevo comunque menzionare riguardo questo abito, un abito lungo, ha la fascia nera sul seno e poi questa è la fantasia della gonna, ma è un abito unico. Ogni volta che me lo vedete indossare, tipo su stories o in qualche video, mi chiedete sempre dove l'ho preso. L'ho preso su Boohoo, B-O-O-H-O-O. Ed è un sito carino che ha vestitini e un sacco di abbigliamento a prezzi ottimi. Ragazzi, non ci posso credere, è fatta, non sono fuoco, sì sono fuoco, è fatta ragazzi. Ci ho messo letteralmente 3 ore e mezza, cioè non avrei mai pensato che ci avrei messo tanto. Il mio trucco è ormai bello che è andato, perché ovviamente è tardissimo. Però finalmente il mio armadio è di nuovo decente, perché dovrei... E tra l'altro, cosa più importante di tutti, sono riuscita a tenere la posizione delle mie borse e non l'ho cambiata per adesso. Solo è una cosa momentanea, perché prima o poi dovrò far spazio, anche perché ho già ordinato un sacco di roba su internet che mi sta arrivando, quindi abiti nuovi, vestiti nuovi, quindi devo avere anche lo spazio poi per metterli da qualche parte quando mi arrivano. Comunque questo è quanto. Qui ho messo tutti i cappotti e giubbotti invernali. Sopra c'è una gonna che è metà estiva, metà invernale, molto calda, ma si può usare anche in estate in una serata fresca. Tutto il resto sono sciarpe, cappelli, guanti e poi là dietro maglioni. Altra roba invernale, adesso ovviamente questa luce quando finisco di filmare se ne va da qua, ma è perché l'ho messa qua, perché altrimenti è buio qua dentro. E poi altre cose invernali le abbiamo messe qui. Ci sono tutte le pellicce finte e sì, praticamente solo pellicciotti finti. E poi ovviamente qui all'interno di tutti i cassetti, avete visto, ci sono tutti i maglioni, mentre le cose estive, allora vediamo, qui ci sono vestiti, gonne, pantaloni, pantaloncini, jeans. Poi lì c'è una gonna in tulle colore salmone, molto bella, ma devo ancora aprirla. E vabbè, le borse sono sempre qua, non ho cambiato niente, forse un po' la postazione dell'ultima volta che le avete viste, ma niente di particolare. E poi invece qui ci sono tutti gli abiti lunghi, come già vi ho detto prima. Qua sotto ho messo invece i 2 cappelli da mare. Tutto il resto sono abiti molto lunghi che devo mettere qua, perché questo spazio è appunto molto molto alto. Là dietro ci sono altre sciarpe, lì c'è la mia Burberry, altre sciarpe e guanti, altri maglioni li ho messi là sopra. Qui invece ho cercato di posizionarle in ordine arcobaleno, in ordine cromatico, ma non so se ci sono riuscita tanto bene. Comunque ci sono canotte, maglie, alcune, ripeto, devo stirarle, si vede, però per il momento sono qua perché sono pulite, abiti e canotte e maglie. Poi qui sto cercando di muovere le luci in modo che possiate vederci qualcosa, là sopra ho messo, ed è tutto doppio, quindi anche là dietro, vedete? Non riesco ad alzarmi più di così, ci sono altre cose. Qua sopra ci sono felpe, maglioncini estivi in cotone. Qua sotto ci sono top e canotte, anche qui è tutto doppio. Stessa cosa qui, t-shirt e altri top. Poi qui, vabbè, ho messo i miei 3 cappellini. Qui ci sono tutto giacche, jeans e giacche in pelle, bomberini e cardigan. Poi qua sotto ho messo gli occhiali da sole e il portorecchini, che ormai è vecchissimo, e poi un paio di cinture. Qui questo è l'unico posto che praticamente non ha avuto, subito cambiamento. Ci sono tutti i miei foulard e le mie cinture,
strapieno questo. Qua sotto ci sono costumi da bagno, asciugamani da mare e tutto abiti da spiaggia. E poi qua sotto ci sono invece tutte le mie borse da spiaggia, a parte quella Chanel che invece sta là dietro. Direi che quanto le scarpe, non ho cambiato niente, dovrò liberare anche quelle scatole là, ma vediamo cosa è uscito dalla cabina armadio. Adesso vi faccio vedere. Ok, qui ci sono altre scatole che devo portare in soffitta, tutto scatole vuote, che è altissima ormai. E qui invece ci sono tutte le cose che do in beneficenza, e tra cui anche borse Tommy Hilfiger che non uso più, altre borsette, pochette, un sacco di... Ve la ricordate questa del video che abbiamo fatto con Tomas? Questa la indossavo ad un evento anni fa, quindi ci sono un sacco di... Gatto Denver, sempre presente. Ah, vai a esplorare la nuova cabina armadio, caro Denver. Abiti, tantissimi vestiti, maglioni, e poi ho deciso di dar via anche tutti i miei bracciali con questo portabracciali, perché non li uso da un po' e io detesto tenere roba che non uso e preferisco darla a chi magari la usa. E quindi qui ci sono appunto tre file di bracciali di tutti i tipi che una volta usavo un sacco, adesso non uso più, quindi secondo me sarà bello per chi lo riceve questo. E c'è anche il porta bracciali. E poi vabbè, questa è una molletta, che cosa è volato, non lo so, questa è una molletta per capelli. E quindi sì, questo è il decluttering, questo è tutto quello che esce. Purtroppo ho dovuto mettere tutto nelle borse IKEA perché sono le borse più grandi che ho e le più resistenti, anche perché non volevo che poi portando via tutto mi si aprissero, quindi queste sono una garanzia. E sì, questo è quanto per il decluttering dell'armadio. Altre cose che devo portare via, queste buste. E questa è finalmente la mia cabina armadio ordinata e finita. Comunque sono molto molto felice di avercela fatta finalmente. Forse metterò via anche quei due le vestaglie da casa perché sono molto calde, almeno quella bianca d'orsacchiotto la metterò via, e per il resto è tutto fatto. E devo assolutamente comprare un'altra, anzi comprerò altre mensole perché molti di voi me l'hanno consigliato, quindi mi sono già segnata di andare all'IKEA a prendere altre mensole in modo da poter, sì, da poter sistemare più scarpe, però penso di poterne aggiungere solo una qua e non tantissime altre, forse una là sotto, non lo so, vedremo. Comunque sono molto molto contenta del risultato, sì, super 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 felice, e finalmente ho tutto sistemato. Ragazzi e ragazze, questo è quanto. Molto probabilmente mi sto dimenticando di dirvi 500 cose che avrei voluto dirvi, ma dopo 3 ore e mezza di decluttering e di sistemazione, praticamente non so più neanche dove sono, sinceramente. Tra l'altro mi è caduta anche la videocamera mentre filmavo prima ed ero convinta di non poter più filmare perché ero convinta di averla rotta, invece per fortuna no. I capelli con la cheratina sono piattissimi, però li sento belli. E niente, ragazzi e ragazze, spero vi sia piaciuto questo video. So che è stato un casino, però almeno mi avete fatto compagnia in questo lunghissimo processo. Mi è stato, in realtà non avrei mai pensato che vi potesse piacere un decluttering / cambio stagionale dell'armadio. Invece mi avete chiesto in tantissimi di farlo e me l'avete chiesto per un mese, e quindi finalmente lo vedete. Quindi non so nemmeno sinceramente se sono brava a fare i cambi stagionali d'armadio, perché quando ero ad Amsterdam non li facevo, ovviamente non li ho fatti per 5 anni e adesso sono un paio d'anni che li sto rifacendo e non so se sono brava sinceramente. Comunque sì, questo è tutto, non ci posso credere, finalmente ce l'abbiamo fatta, ragazzi e ragazze, mia family, vi voglio bene, vi mando un bacio enorme, spero davvero vi piaccia questo video. Gatto Denver come al solito vi saluta. Certo, sempre lì devi andare tu, Gatto Denver, ho capito che quello è il tuo posto, non me ne ero accorta, adesso sì però. E basta, vi mando un bacio enorme, mia family, un bacio enorme, abbraccio forte, 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 e noi ci vediamo domani, mercoledì, con un nuovo video.